Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Mondo Dilettanti. Stasera abbiamo un parterre che non saprei nemmeno come descrivere perché è un parterre incredibile. C'è fatto di persone che col mondo del calcio proprio ci stanno più dentro di tutti, assolutamente più dentro di me. Parto dalla mia destra, ma non per essere scortese nei vostri confronti, ma ho qui accanto Paolo Mezzedimi. Buonasera. Come ti introduco? Procuratore, amante del calcio, intermediario? Amante del calcio, sicuramente. Poi abbiamo il mister, il super mister Silvano Flaborea, che conosce Siena benissimo da sempre. Felicissimo di essere qui e buona serata, soprattutto saluto tutti gli ex miei tifosi. E poi abbiamo Antonio Papa. Antonio, anche te super esperto del calcio giovanile a tutto tondo, esperto di Siena, esperto anche di tante altre realtà del mondo del calcio. Buonasera a tutti, sì. È anche difficile descriverti perché è più semplice di quanto tu pensi, Marco, veramente. Se nessuno mi vuol dire niente, io volevo partire dal mister, perché mister, qui dentro la redazione tutti mi hanno chiesto di te. Cioè, mi hanno chiesto di te, di quando eri qui, di quando c'era Lippi, di quando sei stato anche giocatore, giusto, sei qui? Penso di sì. Metà non ci sono più amici miei. Dal povero Idilio Cei, capitano Monguzzi e poi via via tutti gli altri che ci hanno lasciati, ma noi siamo ancora qui. No, stiamo qui e resistiamo. E li ricordiamo con tanto affetto. E resistiamo. La seconda parte, 10 anni dopo, un po' diverso, un po' più importante, è venuto qualcuno a allenare, che non so chi è adesso, Marco si ricorderà. Sì, lui. Sì. Se lo ricorderanno tutti i tifosi del Siena, insomma, che portasti qua Marcello Lippi, insomma, e poi è diventato, come sappiamo, campione del mondo. Massimo, grazie. E faccio una domanda così, come hai trovato Siena negli ultimi, quanto è cambiata Siena, calcisticamente parlando, negli ultimi 30 anni? Sì, io sono stato 87 con Lippi, 77, nel 70, io chiusi nel 77, salvammo alla grande con il grande Idilio Cei Siena, mi ricordo c'era il presidente onorario Nannini, il presidente, il dottor, mi sfugge il nome del presidente, e venivamo in cinque perché le cose non andavano bene. Con queste 5 persone hanno aggiunto anche Flavo. Che ci sta sempre bene. Sì, mi ha finito alla grande, Salvati alla grande, è un ricordo bellissimo a Siena. Mi ricordo che abitavo in via di Camollia, Porta Camollia. Nell'Istrice. Nell'Istrice. Ecco lì, nell'Istrice. Nell'Istrice. Un ricordo bellissimo. Mi riparo, mi dispiace che manca Idilio Cei, il capitano Monguzzi e tanti altri, Tosoni. Ma insomma li ricordiamo sempre con tanto piacere. Sì. Senti Antonio, ora cambiando completamente argomento, ora mi faceva piacere introdurre comunque il mister, che è un'istituzione del calcio senese. Antonio, senti, poi parlerò di questo anche con Paolo. Io sto chiedendo in continuazione a tutte le società, no? Perché si punta sempre meno sui giovani nel campo. Io parlo di campionato dilettantistico, ma te puoi tranquillamente spaziare anche su altri tipi di campionato. Però si tende sempre di meno a fare un settore giovanile e sempre più ad avere giocatori preparati per la categoria. Il problema è molto molto da monte. Non si investe più nei settori giovanili, Marco. Non si investe più nelle figure che dovrebbero insegnare o far partecipare i bambini al calcio. Perché non ci sono la professionalità, non ci sono le strutture principalmente. Vedi a Siena e vai a giocare in campi di qui, a campi di là, e questo è handicappante, chiaramente. E poi anche, c'è da dire anche un'altra cosa, non avendo campi sintetici, è vero, è un altro tipo di calcio, ma il campo sintetico ti permette di fare allenamento anche quando piove, quando c'è la neve, e la tecnica individuale la fai e la impari meglio e la insegni meglio quando il pallone è più lineare, perché il problema di base è questo. Poi le idee, tanto lo vedo dai professionisti, io da Genova vado di solito a vedere la media, sono 5-6 partite a settimana, e mi rendo conto che
il livello è molto, molto, molto basso, basso dell'apprendimento dei bambini nella postura, nell'attacco alla palla, nell'attacco della palla, nella conduzione orientata. Non lavorano, perché spesso le società fanno bilanci con le quote del settore giovanile, diciamo, certo, le cose, il portafoglio della come situazione. Stanno. Poi io quest'anno ringrazio veramente il Genova, che mi ha dato l'opportunità. Io sono andato una volta in Portogallo, una volta in Francia e una volta alla Coppa d'Africa. Mi hanno mandato 10 giorni in Africa e ho visto una realtà, mi si è aperto un mondo. Che oggi mi diano, ma Antonio, ma te è possibile non vedi un giocatore? No, perché se lo paragono a ciò che ho visto è difficile, fa fatica. Se viene un under 16 in Italia, che ti posso dire, ma del Benfica o dello Sporting Lisbona a giocare con under 18, mi fa 5 gol, vanno il doppio, e purtroppo i presidenti preferiscano comprare un giocatore a 60.000 già fatto, che gioca riserva in prima squadra o in primavera, e lo rivendano alle cifre, certo, che sono. È tutta una questione di soldi. È tutto lì, esatto. Senti Paolo, te mi dicevi comunque anche tanta esperienza in Sud America, come diceva anche Antonio, in Africa, perché una volta qui giocavamo anche noi per strada, no? E forse sì, la tecnica si faceva anche lì, sì, in qualche modo. Senza ombra di dubbio. Io ti posso raccontare che ho vissuto qualche anno in Sud America e ho collaborato con alcuni amici ex giocatori famosi che hanno cominciato il loro percorso, no? Con un'accademia di football, no? Come si chiama giù in Sud America, in spagnolo, e effettivamente rapportando le due realtà sono mondi veramente completamente diversi, differenti, anche perché puoi capire che quando hai dei bimbi che per venire a allenarsi in campi, insomma, poco più che sufficienti, diciamo così, escono dalla scuola, fanno 8 chilometri e l'allenatore per motivarli non gli regala l'ultimo paio di scarpe della Nike o dell'Adidas, no, gli regala che cosa? Una bottiglia di latte. Sì. Questo dovrebbe essere molto sintomatico. E io ti posso raccontare che in Colombia addirittura ho avuto questa esperienza, secondo me molto formativa, che aiutavo qualche bimbo di quel paesino dove vivevo, e cioè andavamo a allenare alle 5:30 la mattina, perché poi questi ragazzi dovevano andare a lavorare. Quindi ti puoi immaginare la voglia, l'entusiasmo e questa forza, questa energia che ti viene dal voler riscattare se stessi e anche la famiglia da situazioni e contesti che tutti si possono immaginare in qualche maniera. Quindi è veramente un altro mondo. Dice, infatti tanti allenatori mi dicono che questi ragazzi non hanno più, tra virgolette ovviamente, la fame, perché hanno tutto, Silvano. Prima c'era poche cose, magari le facevamo con più passione. Bisogna mettere la cosa, se non c'è la mentalità del vertice, la società che organizza il programma, è difficile, peccato, perché le società organizzate hanno il settore giovanile qualificato, preparato, e lì via e preparano per la prima squadra, no? Ma se non c'è questa è la base, se non c'è questa, insomma, è un grosso danno. Volevo citare il mio pupillo, Papa, è un tale scout mondiale, si può dire, uno gira mezzo mondo, non come Flavo gira molto di più. Però oggi o anche qualche anno meno, eh? Sì, giovanissimo. Ha ancora tempo. Ha una mentalità vincente, una visione molto allargata, e vede e ci capisce la forza di una società. E questi signori, io ormai sono arrivato a capolinea, dico ancora la ultima parola, ancora al massimo livello, però sono stanco, basta, adesso devo cercare di divertirmi, vedere nascere tanti bei giocatori, non ne vedo tanti. Io parlo dalla prima, certo, dalla certo, prima dalla Serie A e in giù, insomma, c'è poco, dovrebbe essere tanti giocatori giovani, le società devono credere nel giovane, la società deve puntare sul giovane, se non c'è questa mentalità arrivano dopo tutti i traguardi, tutti i settori.
Ora, spezzo un attimo questo momento altissimo di calcio, una cosa un pochino più terra terra, perché accontento tutti e faccio vedere cosa ha fatto la Silonghese questa domenica. Intanto volevo ringraziare Valentina Chiancianesi per le immagini, è stata veramente molto gentile a fornircele. Mentre guardavamo questa partita facevamo un paio di considerazioni, parto da Paolo, poi vado anche da un Antonio che è anche di Sinalunga, quindi magari ci avrà un attimo più di, se la sente anche un po' più sua. Sono state tolte nelle categorie sono state tolte le quote, nel senso fino alla prima categoria è stato poi deciso, va bene le normative Covid e tutto il resto, però si è deciso che comunque le quote non servivano più, tra virgolette. Sì, comunque, come si diceva con gli altri amici, secondo il mio pensiero, qui per dare un impulso ulteriore al movimento del settore giovanile, ai giovani, dobbiamo in qualche maniera dargli veramente spazio, quindi queste quote sono un po' fittizie, no? Perché comunque se te schieri sempre una difesa, come giustamente diceva precedentemente Antonio, a 4 sempre il ragazzo, il giovane, lo metti sull'esterno dove l'allenatore presume che possa avere meno responsabilità in delle fasi di gioco e quindi andare a incidere sulle possibilità di errore in maniera molto inferiore rispetto a altre posizioni nel campo. È ovvio, ma il giocatore si forma anche con la responsabilità, certo, il carattere, quindi, per forza, la personalità si forma in questi momenti, quindi vediamo che cosa verrà fuori davvero. Senti Antonio, a me, io ho avuto anche tanti personaggi del calcio che fu al dilettantistico senese, ovviamente, mi hanno sempre detto se era forte uno a 17-18 anni comunque giocava, è così?
Ma allora, il calcio, è cambiato. Una cosa non avrei mai detto quando diciamo Mambo, ai miei tempi dicevamo. Invece devo dire, ai miei tempi, giocavi a 14 anni. Non ti facevano iscrivere in campo fino a quando non firmavi il vincolo a 14 anni. E giocavi 55 con 51, 50. E allora eri talmente vispo e capivi che se andavi via la palla di prima prendevi un calcio. Il calcio era questo. Oggi iniziano a giocare a 5 anni, ma a 5 anni fanno attività ricreativa, come è giusto che devono fare. Come è giusto che devono fare. Poi però devi fare un lavoro specifico di crescita. Poi arrivi all'adolescenza, dove non, molti allenatori, rifarei fare la domanda, no perché sono un sapientino io, devono capire che in certi momenti cresce il fisico e il cervello sta fermo. E quando sta fermo il cervello, te non ti puoi arrabbiare, devi capire che l'andamento della crescita, della pubertà nell'infanzia, è che quando cresce il fisico il cervello sta fermo e sembra che non ci arriva, ma non lo fa apposta. E vedi la gente che li bercia. No, e bisogna capire queste cose qui. Bisogna saperli aspettare, Marco. Bisogna saperli aspettare. Chiedo, è molto intelligente questa domanda, soprattutto per gli attori giovani. Se non sanno queste cose, la legge di crescenza, l'alternanza, se non sanno queste cose, aiuto. Chi ne si risente è il giovane. Ma ha citato una cosa bellissima. E allora devi modificare la tipologia di allenamento. Certo. Poi in un gruppo di bambini, cioè quello più permaloso, devi essere anche psicologo. Sì, sì, c'è cioè una figura. E allora ci sono delle figure che dovrebbero essere più specifiche. Vai in prima categoria allenare. Libero in prima categoria. Tanto non fai danni a uno di 30 anni che... Ma invece stare attenti a formare piccoli giocatori. O piccole persone possono giocare a calcio, certo. Perché è lì che li levi il difetto. Un difetto quando non glielo levi lì, non glielo levi più. E poi te ne dico un'altra, e poi mi chiedo, te facci caso, e io ti dico oggi il calcio italiano è un calcio mediocre. Sì. In tutti i livelli, dalla Serie A giù, calcio mediocre, non è allenante, e lo vedi quando vai nelle coppie. Movimento Serie A e Serie B, si parla di professionisti, c'è anche la Lega Pro. C'è. Ci sono 40 squadre che fanno il campionato primavera, a 1 e a 2. 40, c'è un movimento da 1000 giocatori. Guarda le liste già, ma io te le dico, te le porto tutte. Se ne arriva in Serie A l'1%, si sta parlando di 10 ragazzi, c'è su un movimento di 1000, è grasso che cola, le vengano persi. Ci sarà un motivo. Quando vai in Portogallo o in Spagna c'è gente del 2004, c'è un passaggio che... E non è che sono più bravi noi, ci investono più, ci mettono più amore, più ardore, e non c'è niente. C'è più professionalità, quella è fuori discussione. Fuori discussione, mister. Ma un allenatore è condizionato dall'età del giocatore o no? No, bisogna vedere la mentalità. L'allenatore impone lui le regole alla società, fa capire che se vuoi fare bene, fa bella figura, bisogna fare così, così, così. Perché ha citato bene Antonio, se non c'è la mentalità, i principi, le regole. Noi siamo indietro, l'ha detto prima, siamo indietro. Io che ho la fortuna di... sono 5 continenti nel mondo, 4 li ho girati tutti. Ho avuto la fortuna di girare, ho portato in Italia tantissimi campioni e diversi fuori classe. Però vedevo durante la settimana che mi trattenevo in Sud America o in Africa per vedere l'allenamento settimanale sempre di giovani, come lo facevo in Francia, eccetera, eccetera. Avevo modo di vedere come si allenavano e guardavo esordienti, giovanissimi. E lì, primavera, e lì si notava, e dice bene, confermo, noi siamo indietro, non so di chi è la causa, se il vertice o i dirigenti o noi allenatori, io non più, lui è ancora dentro, però è importante, se non si ha questa mentalità di preparare, come ipotesi, cito Olanda, no? In Europa è fra le prime, a vedere le squadre d'Olanda, come giocavano, come si allenano, addirittura finito la partita, la refezione, perché, insomma, curati tutti i minimi termini. Sappiamo che l'Olanda ha dato centinaia fuori classe, no? Perché hanno questa mentalità
bravi, organizzati, noi meno. E meno, siamo un po' più cialtroni, tra virgolette. Diciamo, poi io volevo sottolineare, Antonio... Tutto è subito. Sì, Antonio, non si può. Un dato, no? Tanto per spezzare una lancia anche in favore delle società, no? Se no sono l'unico colpevole di questo disastro. Purtroppo bisogna tener conto anche un altro aspetto importante, vale a dire la famiglia, perché a volte purtroppo tocca dialogare, interfacciarsi con famiglie che vengono illuse, no, da persone che sono definite degli squali, per mio conto, perché comunque ti vendono sogni irrealizzabili, perché la statistica, anche soldi, m'hanno detto, sì, purtroppo questo è vero. E questi secondo me non sono più squali, ma sono veri e propri delinquenti, ma lasciamo perdere. Dico, purtroppo la statistica è la legge sovrana, cioè un ragazzo arriva ogni 10-12 mila, e questo è un dato. Quindi è inutile che il padre che ha giocato nei dilettanti voglia in tutte le maniere, no, riversare le aspettative sul figlio, perché poi alla fine questo povero bambino o questo povero ragazzo che nella fase adolescenziale ha mille problemi che tutti noi conosciamo, perché ci siamo passati, lo carica ancora di più, è chiaro che poi si perde, è inevitabile. Senti, il modello sudamericano invece? Il modello sudamericano negli ultimi anni è cambiato molto, già negli ultimi 10 anni, diciamo, sono sviluppati i centri di alta formazione, vale a dire che lì veramente lavorano da quando il ragazzo, da quando il bambino entra, da quando apre gli occhi fino alla sera che va a letto, si deve comportare da professionista. La missione di questi centri di alta formazione sono solo e non solo quello di creare l'uomo, ma anche il calciatore, ok? Che si possa preparare, quindi questa è una fase propedeutica, a che cosa? Al professionismo. E te puoi vedere, se sicuramente conoscerai benissimo, anche il girone, no? del mondiale, sì. Ok? Te vedi, ci sono nazionali come il Perù, ci sono nazionali come l'Ecuador, ci sono nazionali come la Colombia che stanno cominciando a dare continuità, quello che probabilmente qualche decennio fa mancava, era un'apparizione così sporadica, però ora dietro c'è un movimento, ci sono delle idee, ci sono state delle riforme e questo sicuramente ne ha tratto beneficio tutto l'intero movimento. Certo. Senti Antonio, rigiro la domanda a te, che poi il mister, non lo so, non voleva rispondere forse, ma l'allenatore è condizionato dall'età del giocatore o no? No, se un allenatore ha personalità e sa fare bene il suo lavoro, se ha un dialogo, se diventa parte del gruppo. Cioè l'allenatore è importante per la crescita di un giocatore. Se un giocatore non capisce questo, con Nubio non può andare bene, perché ci sono giocatori che un certo allenatore danno mille, come lo facevo io del resto, e giocatori con altri un vanno, non è possibile, il giocatore è quello, l'allenatore fa il giocatore, non è mai il contrario. Lo completo. Poi la squadra fa anche l'allenatore, ma è l'allenatore il fulcro, la leva dell'equilibrio, degli spogliatoi, di tutto, bisogna usare il bastone e la carota, ma il problema è un altro. Chi prende, tutti vogliono fare allenatore, tutti, ora Sarri, quello è allenare al Sassuolo, Dionisi, sono tutti arrivati da quello di Firenze, era alla SPAL. Leonardo, semplice. Sono arrivati e tutti vogliono fare quello, ma allenare il settore giovanile è come donarsi a Dio per un prete, no? Uguale. Io voglio fare allenatore. È una vocazione. È una missione. Certo. È questo che conta. Te un po' dà il pallone a uno. Noi ci avevamo il muro non lo vedi più fare. Poi vedi degli aggettivi oggi. Puliscila. Senti le ampi sport? No, puliscila. Capito? Gestiscila, muovila. Cioè, cose. Dio, quando siamo il calcio è una palla rotonda con due porte, se è una cosa di un semplice allucinante, se c'è un fenomeno poi vince anche a che volta, se normalmente vince ogni gioco e con il gioco di squadra, e questo e si insegna a giocare a calcio, poi, e l'Italia non hanno più voglia. Poi Antonio sai benissimo meglio di me che poi a volte ci troviamo davanti a qualche ragazzino, no, che ha anche delle doti
veramente spiccate rispetto al gruppo, e vai a vederlo e senti l'allenatore Dada non lo puntare, lo invece lasciamolo esprimere a 360 gradi, altrimenti non potrà mai crescere. Eravate giovedì a Poggiocorsi per la Turchia contro l'Under 17, no, d'Italia. No, però ho seguito. Bernardo è un grande allenatore, diventerà un grande allenatore, Corradi è un grande allenatore, però vedi le squadre che affrontano l'Italia. L'Italia, questa circolazione di palla lenta, nessuno cerca di saltare l'uomo, nessuno, hanno anche dei buoni profili, ma è lento. Quell'altro, compatti dietro, ti ripartono, ti fanno male, e se te non salti l'uomo, il calcio è fatto uno contro uno. Non vedi nessuno che scarta e tira più in porta. A miei tempi io tiravo la palla, mi giravo, boom, e tiravo. Capito? Sì, oggi sì. Non lo vedi più. Perché Ronaldo, perché un po' il Ronaldo, pensiero, se lo vedete, non fa tante cose. Tu, boom, ti tira un po' e ti anticipa. Questo, il calcio è semplice. A meno tu ci abbia Maradona, Messi, Neymar, perché Mbappé è più velocità. Bellissimo. Mbappé è un grande giocatore, ma voglio vedere quando la velocità li calerà. Sì, sì, che cosa viene fuori. Si discute Mbappé, quando ti punta è devastante, viste? Ma quando ti punta Maradona, dove ti va Maradona? Nessuno lo fermava. Hai detto bene, allora... Dobbiamo avere coraggio per dire sono stupidate, si va per ricordi. Sono partito nei dilettanti, sono arrivato in Serie A nel calcio. Dunque, ho visto questo scalescio. Il calcio, poi la fortuna di girare il mondo, conoscere tutte, fa la differenza. Conoscere, allora, il calcio a zona Brasile, già uomo Argentina. Tutto campo Olanda. Tutto campo, e poi il nord, diciamo, molto molto aggressivo. Ho visto questa evoluzione, ma siamo noi, almeno io ho avuto la fortuna anche di allenare in Serie A, e giocavo, io ero per il calcio aggressivo. Perché nei dilettanti facciamo fatica? Perché nella C facciamo fatica? Ma la causa, sai chi è? A parte la mediocrità della squadra, che può essere, è l'allenatore, è lui che decide, detta i tempi. Marco, io la penso così. Io ho avuto la fortuna di avere un certo Antonio Papa, mio giocatore. Ho avuto la mia fortuna, diciamo, o fatalità. Dovevo andare a Messina in Serie A, all'Odi, l'ho chiesto il permesso, avevo problemi grossi in famiglia, ho rinunciato. E sono andato a guadagnare due soldi, molti, a Ponteceve, sono andato 2 anni con lui. Siamo stati citati, nel calcio ci sono anche le società dilettanti che vanno in ritiro. Io ho imposto la mia società, si fa così, così, si fa come dico io, in ritiro, che non esistevano allora. Tutte le cose per Benino, ho imposto il mio gioco. Naturalmente ho migliorato gli uomini che avevano la potenzialità, però l'allenatore è importante, l'allenatore è determinante, non deve accettare tutte le condizioni pur di allenare, non vale niente. Ha già anche citato il calcio nostro di Serie A, e stiamo giocando a fare schifo. La Juve, che aveva 30 punti di svantaggio, è arrivata a 7 punti e ancora forse si rimette in gioco. Perché ha una squadra mediocre, gioca malissimo ed è a 7 punti dell'Inter, Milan e Napoli. Il calcio italiano obiettivamente è mediocre. Guarda la Juve in Coppa dei Campioni, ora si va, che figura ha fatto. Dai. Ci siamo. No, desidero citare l'allenatore del Torino, ha dato una sfida. Sì. Giocherà, però si è visto che... Posso citare, Paolo, un giocatore solo del Torino, ne cito uno, lasciamo stare il bomber, che tutta Europa lo vuole, perché l'ha cambiato mentalità, era già bravo, si può dire anche il nome? Certo, Bremer, bravo, intelligente, è il nostro... Perché? Perché l'allenatore le ha messi in testa
come deve giocare? Anticipa, aggredirla. Questo è il calo bello da vedere e i giovani ne hanno vantaggi. Io starei ad ascoltarvi ore, sono sincero, perché con voi non mi stancherei mai, però abbiamo purtroppo dei tempi televisivi. Certo. Faccio l'ultima domanda. Paolo, due o tre cose per migliorare questo mondo dei giovani? Oi. Oi. Due o tre P, cioè, allora, cosa io do un input, cioè, come si diceva precedentemente, dobbiamo anche incominciare come società, presidenti, direttori sportivi, se veramente creano un settore giovanile, a riconoscere e a premiare veramente gli allenatori del settore giovanile, non riconoscere queste figure quasi con fastidio, dando un piccolo rimborso. Perché? Perché fa un po' da babysitter a un gruppo di ragazzini, questo no, perché più professionalità, più lungimiranza, più programmazione, perché poi ne trae beneficio tutto il movimento, senza ombra di dubbio. Certo. Antonio, in pochi secondi. Ma io avrei un'idea. Però dritto come sai fare solo te. Ho un'idea è tutta mia. Calcio va ristrutturato. E allora bisogna che tu metta degli step ai bambini. Te un po' già nell'UPP a Poggimonzi, un po' già nell'Alberino, un po' già. Devi avere un miro e fare dei campionati dove c'è il centro tecnico. A Siena c'è un centro tecnico. Le 9 province della Toscana giocano, le 9 province, le 8 province dell'Emilia Romagna. E i migliori, il limite deve essere andare a giocare in quella squadra lì, dove ci sono tecnici federali che le fanno crescere. E da lì poi vanno perché saranno preparati. Ma se continui a giocare, a rubarti un giocatore, dal suo vicino lo ruba, arriva lo Staggia, lo voglio pigliare, avrai te. Sono piccole guerre campanilistiche, esatto, che non servono. Che vincerai 8-1 contro, ma non ti fa crescere il bambino. Quello bravo è bravo, ha attitudini. Ci deve essere delle persone capaci di capirlo e va lì, ma non per per meritocrazia, cioè, perché sono veramente perché bravo. Quello lì, allora dai lo stimolo al bambino. Oggi lo stimolo è arrivare lì, è PlayStation, ragazzo. È come la differenza, e poi chiudo. Quando dico io a un bambino, quando vado a vedere, io ho portato scartoni a Genova, ho portato 5 ragazzi in 3 anni adesso a Genova, uno in primavera e quell'altro arriveranno. Gli dissi, scartoni, non andare a Empoli, ma non perché a Empoli non sono bravi, perché andare a fare il giocatore di calcio, non il calciatore, andando a convinto, andando fuori, diventando un convinto, diventi un soldatino, diventi giocatore, perché le problemi è giocare a calcio e studiare. Qui torni a casa, c'è la mamma e ti lava panni, e mangia quello che non diventi è mai tutto un altro. Guarda, ti posso fare un nome, secondo me uno dei più forti talenti degli ultimi anni, Carlo Mignani. Carlo Mignani. E qui lo dico tanto, se mi sente la Laudia o il Zubabo e a Bari, io lo sapete, vai a Genova. Lo segniamo. Vai a Genova. Va bene. Diventerà giocatore, perché ha le doti, è bravo. Per forza. Allora io ringraziandovi ovviamente, ringrazio Paolo, ringrazio Silvano, ringrazio Antonio, spero vivamente che siate qui lunedì prossimo, anche tutti i giorni per quanto mi riguarda, anzi vi rinvio. Con Antonio c'è un programma vasto. grazie. E vi rinvito e spero siate con me anche lunedì prossimo, comunque martedì prossimo, e vi lascio invece a voi di Mondo Dilettanti con le immagini della Casolese che ha vinto 3-1 lo scontro diretto con il San Polo, balzando in testa alla classifica di seconda categoria.